Buongiorno, io non sono abituata a far video, mettere su Facebook, parlare, raccontare, però veramente ieri sono arrivata al limite. Vi racconto quello che è successo a me personalmente. Praticamente gli ultimi 10 giorni, 2 settimane, stanno parlando che a Trieste, per colpa di quelle manifestazioni, dei portuali, sono aumentati dei casi, ospedali strapieni e ci sono tanti positivi. Allora, ieri ho dovuto fare il tampone, che faccio ogni 2 giorni perché io non sono vaccinata e sto facendo dal 15 di ottobre come altre gente come me in una farmacia, sempre la stessa. Oggi ho dovuto andare al lavoro e quindi ieri sera sono andata, anzi ieri pomeriggio alle 3:30 sono andata a farmi un tampone. Faccio il tampone, esco dalla farmacia, non passano neanche 10 minuti e mi chiamano. Si presentano e dicono che signora, lei è positiva. Io sono rimasta scioccata perché io sto bene, non ho mal di testa, né raffreddore, niente, non ho niente. Vabbè, una positiva asintomatica. Va bene, io chiedo di rifare il tampone e mi hanno detto di no, non si può. Come mai non si può? Cioè, io pago, posso fare anche 10 in una volta. Va bene, non si può, va bene. Vado in un'altra farmacia, a confine con la Slovenia. Abbiamo un punto dove fanno tamponi, rilasciano Green Pass europeo, quello valido in Europa, in Italia, però tamponi fanno sloveni. E a costo anche minore, che tampone costa 10 euro. Rifaccio lì il tampone e ho il risultato negativo. Chiedo di rilasciarmi una carta con la scritta che ho risultato negativo. Mi arriva anche il Green Pass. Io con questa carta vado dal mio medico di base. 5:30 ero già lì da lui. Spiego quello che è successo e lui mi dice che tampone fatto in Slovenia non è valido. Scusi, non ho capito. Cioè, Green Pass valido in tutta Europa e tampone non è valido. E lui continuava a insistere e dire che tampone non è valido e che devo rifare qua in Italia. Va bene. Arrivo a casa, racconto tutto quello che è successo a mio marito. Ovviamente qua in Italia risulto ancora positiva, non posso uscire da casa. E mio marito prende la macchina e va in farmacia dove mi hanno dato l'esito positivo e chiede la carta stampata per avere qualcosa in mano, per far vedere le prove, che veramente lì sono risultata positiva. Quando ha quella carta in mano, tira fuori un'altra carta, quella che hanno rilasciato in un'altra farmacia, fa vedere e chiede: ma scusate, mi spiegate per piacere come mai a distanza di 2 ore lei risulta da voi positiva in un'altra farmacia negativa? E loro non sapevano cosa rispondere. Oggi, ma stamattina, vado in farmacia italiana a rifarmi il tampone, però in un'altra, non dove sono abituata di andare. Rifaccio il tampone e il risultato negativo. Mi è arrivato anche il Green Pass. Adesso vi mostro tutte le carte per la prova. Eccoci qua. Risultato positivo. Con la data di ieri, eccoci qua, risultato negativo.
in una seconda farmacia. Ed eccoci qua, un risultato negativo giorno dopo, cioè oggi, in un'altra farmacia italiana. Ed eccoci qua, vi faccio vedere anche Green Pass, quello che mi è arrivato oggi. Eccoci qua con il dettaglio, con il test negativo, quello che mi è arrivato oggi dallo Stato italiano. Lo stesso Green Pass io ho avuto ieri, valido dallo Stato sloveno. È un Green Pass europeo che è valido in tutta Europa. Allora mi chiedo, è così che fate voi positivi? Quanta gente come me hanno fatto un tampone con risultato falso positivo, sono arresi? Sono rimasti a casa, magari anche con loro familiari perché erano in contatto, senza essere pagati per fare quarantena per niente, perché sono tamponi falsi, fanno risultati falsi, non sono attendibili. È così che crescono falsi positivi a Trieste. Non ho più altro da dire, non ho più altro da dire. Vedete voi.